ragazze, bentornate nel mio canale. Oggi piccolo acquistino dalla pallina. Ho acquistato poche cosine per alcune commissioni e adesso ve le mostro. Rieccomi, ho ordinato esattamente l'altro ieri dalla pallina. Ieri è stato spedito il pacchettino e oggi mi è arrivato. Ho speso esattamente, un attimino che non mi ricordo, prendo la fattura. Un attimo, Ho speso esattamente 37,70 euro. Superati 30 euro sulla pallina, le spedizioni costano soltanto 4 euro e quindi ottimo. Io ho fatto, come dicevo prima, un piccolo ordine perché mi servivano alcune cosine per delle commissioni e adesso vi mostro cosa ho acquistato. Allora, innanzitutto ho preso, che carino questa confezione, l'hanno mandata in questa confezione qui. Le cose un po' più delicate, ho preso un ago, questo qui con la cruna larga della Bizmit, ho preso il filo della Miyuki, questo qua nero perché c'è soltanto bianco e oro, quindi siccome devo fare alcuni lavori con le perline scure preferisco utilizzare il filo nero. E poi ho preso due gocce della Swarovski, un attimino che ne apro una ed eccola qua, colorazione ametista, è spettacolare. Questa qui misura esattamente 18x13 mm, davvero molto bella. E come dicevo prima, ne ho prese due per realizzare un paio di orecchini. Aspettate che rimetto tutto all'interno di questa ampollina. Ok, il filo, e poi ho preso questi perni in acciaio, vi mostro anche il codicino, un perno in acciaio con strass da 8 mm e anellino saldato, due pezzi 1,60 euro, e appunto aspettate che lo apro perché da lontano, siccome sto registrando con il cellulare, quindi faccio un po' di difficoltà. Ed eccolo qua, questo è il perno, l'ho preso cristal, questo è il retro e all'interno, come vedete, ci sono anche le farfalline. Ok, poi ho preso quest'altra coppia di perni con in Swarovski, questi qui sono in ottone rodiato, questi costano 3,90 euro e sono appunto questi qui. Nel frattempo sentite anche le urla del vicino. Questi non li apro, vabbè, li vedete, sono fatti in questo modo e retro c'è sempre la farfallina. Poi ho preso questo moschettone in acciaio da 25 mm. 1,80 euro, mi serviva per un portachiavi e quindi ho preso questo moschettone abbastanza grande, appunto da 25 mm. Poi ho preso gli aghi della Pony misura 12 in vista del Botti B, sto facendo scorta di ago e di filo. E poi ho preso questa catena, sempre per i portachiavi, una catena in alluminio, una forzatina da 5,3 x 4,6, 1,50 euro, colorazione acciaio ed è 1 metro ed è fatta in questo modo. Un attimino che apro anche questa, così ve la mostro, ed eccola qui. Poi in alluminio è molto leggera ed è adattissima ovviamente anche ai portachiavi, ma anche come collanina, perché no? Aspettate che non metta a fuoco, eccola qui. Niente, poi dopo la rimetto a posto. Poi ho preso, sempre per i portachiavi, ho preso questi anellini che sono degli anelli brisé portachiavi in acciaio da 28 mm, sono 10 pezzi e sono costati 2,40 euro. Li adoro, questi qui che sono piatti. Aspettate che ve ne mostro sempre uno. Sono
sono davvero carinissimi, sono piatti. Preferisco di più questo anellino qui per il portachiavi. Non mi piace quello tondo, mi piace di più questo schiacciato. Sembra più fine ed elegante, non so, è una mia impressione. Poi, aspettate che vi mostro anche le altre cosine. Ho preso questi Bicono Swarovski da 4 mm colorazione jet. Questi sono costati 4,90 € e sono 60 pezzi. Ed eccoli qui. Il jet fa sempre la sua porca figura. È bellissimo. Poi ho preso, aspettate, ok, ah, questo è un omaggio, ok. Ho preso le perline delle Rokai della Toho, le 110, queste sono le Permanent Finish Galvanized Aluminium, pagate 2,10 € e ho preso appunto queste perline della Toho. Ovviamente già le ho provate e queste durano, non scolorano, la patina resta sempre lì bella lucida. Poi ho preso questo braccialettino, in realtà ne ho presi due in macramè. Ragazzi, io con il filo non lo so, ho provato a prendere anche i cordoncini, ma sono un pochettino negata, devo farci un po' la mano con il macramè. E ho preso questo bracciale macramè e palline in acciaio dorato da 4 mm, l'ho pagato 1,90 €, ma sono graziosissimi, ve lo mostro. Infatti ne ho preso uno per me e uno per la Maddi, perché la Maddi gli piacciono tanto questi braccialettini. Ecco qua, in questo modo c'è il nodo scorsorio che io prima o poi imparerò, ed è carinissimo, fatto appunto con il nodo a macramè, e prima o poi devo imparare a fare anch'io questi braccialettini. Sono davvero carini. Poi i terminali, appunto, la pallina sempre in acciaio dorato. E l'ho preso anche per me perché ovviamente devo indossare soltanto materiali in acciaio. E quindi li ho presi. E poi l'ho preso anche, ovviamente, nero. Sempre lo stesso braccialettino. Aspettate, ve lo mostro aperto anche questo. Sono carinissimi questi bracciali, poi ne metti uno al polso e ci fai tutta l'estate. Braccialettini dell'amicizia? Non lo so. Comunque l'ho preso anche in nero perché è molto carino anche questo, sempre con le palline dorate, sempre nodo scorsorio in macramè. Sono davvero carinissimi. Ora ho aperto tutto. Vabbè, si stringe in questo modo, davvero semplice. Sempre il solito discorso, qui alla fine c'ha sempre le palline dorate. Sono carini carini, aspettate che lo provo anche a già indossare un attimino, che ritorno da voi. Carino carino, riesco pure a metterlo da solo, quindi perfetto. Ok, l'ho stretto un po' troppo, mi sta fermando il sangue, aiuto. Ok. Perfetto, che carino, è carino carino. Non guardate le mie mani che sono gonfissime. E tra l'altro devo anche rifare lo smalto perché ho le mani tutte brutte. E tra parentesi, una cosa che non c'entra nulla con le perline, finalmente sono riuscita anche a trovare in farmacia lo smalto senza nickel, perché ultimamente anche lo smalto mi faceva allergia. Qualsiasi marca mi fa le bolle attorno alle cuticole e sotto l'unghia. Invece questo qui della farmacia che ho acquistato appunto lì, l'ho testato solo quello trasparente, per il momento sembra che reazioni allergiche. E niente, quindi sono abbastanza abbastanza contenta di aver trovato anche lo smalto. Questa era una piccola informazione che non c'entrava nulla con l'ordine che ho fatto dalla pallina, però ovviamente ci tenevo ad aggiornarvi anche su questa piccola questione. E niente, queste sono tutte le cosine che appunto ho acquistato dalla pallina, davvero poche cose perché mi servivano soltanto per fare degli ordini, delle commissioni, tipo questi orecchini. Poi mi servivano i Bicono per un altro progettino che poi appena lo termino ve lo mostro anche qui sul canale.
e anche per quanto riguarda anche gli orecchini, quindi vi mostrerò tutte le commissioni, tutte le cosine che mi hanno ordinato. Io spero che questo piccolo video sia stato di vostro gradimento. Lasciatemi un like e un commentino come sempre, mi fa piacere leggervi. Rieccomi, sono di nuovo qui. Mi sono dimenticata l'omaggio. Questo è appunto l'omaggio, ecco qua. Credo che sono degli anellini in acciaio, colorazione appunto argento da 3 mm, e sono davvero gratitissimi. Poi voglio anche ovviamente ringraziare la pallina perché sono stati gentilissimi, perché in pratica il moschettone che avevo ordinato, cioè che avevo scelto sul sito, era terminato e quindi sono stati gentilissimi, mi hanno chiamato e appunto ho sostituito il moschettone che avevo scelto con questo qui e poi anche il lago, questo qui con il Big Eye, con la cruna larga. E niente, sono stati davvero gentilissimi e volevo ringraziarli anche con questo piccolo video. Io di nuovo vi saluto, un bacione e alla prossima con nuovi video. Ciao!